Ciao ragazzi, benvenuti su questo mio nuovo video sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. Sto cercando un posto dove mettere sto cavolo di carica batterie, perché il telefono si scarica subito, va cambiata la batteria. No, in realtà sono io con le braccine corte. Allora, mi è stata fatta una domanda e la domanda è la seguente: Alessandro, ma c'è secondo te una situazione, un caso dove una persona non è nelle condizioni di mettersi a fare la trazione alla sbarra? Cioè, c'è questa persona qua che magari sa già fare la trazione alla sbarra, viene da me. C'è un caso in cui questa persona non gli faccio fare la trazione alla sbarra, non gli faccio fare o non le faccio fare la trazione alla sbarra? Punto di domanda. E ovviamente la domanda è un po' particolare, perché alcuni potranno pensare: sì, vabbè, non fai altro che far tornare indietro le persone, così non miglioreranno mai. Ma io penso che se sbirciate tra il mio canale Instagram e il mio canale YouTube, penso che i risultati dei miei allievi parlino da soli. Quindi, tornando a lui, c'è una condizione in cui, nonostante una persona sappia già fare trazione alla sbarra, viene da me e io non gli faccio fare trazione alla sbarra? Punto di domanda. Ovviamente ragazzi, la risposta è sì, se no che cavolo stavo a fare sto video? Allora, qual è questa situazione? Allora, molto spesso quando le persone mi chiedono di dare un'occhiata alle trazioni alla sbarra e mi contattano per sistemarle, è perché ci sono delle asimmetrie non banali. E tendenzialmente, quando si valutano le asimmetrie, intanto va valutata l'entità del problema, ovvero se su una scala da 1 a 10 il problema è 2, le trazioni si possono fare. Se il problema è 4, magari qualche trazione si può fare, perché magari lui ne fa 8 e ce ne sono 2 giuste. Se siamo oltre il 4, c'è da fare un lavoro correttivo. Ma attenzione, significa che le trazioni possono essere scalate con opportuni sistemi e possono essere successivamente comunque allenate durante l'allenamento. Più i problemi sono di numero alto, più è probabile che la persona non abbia le trazioni complete a corpo libero in allenamento, ma abbia delle varianti scalate che permettono di gestire i deficit tecnici e magari riuscire addirittura a correggerli senza l'ausilio di elastici, scalando le trazioni in altro modo. C'è invece una situazione dove, nonostante il numero di trazioni, la persona non può, o meglio, io sconsiglio di mettersi a fare le trazioni. Dal mio punto di vista sì, ed è quando la persona ha un problema nel setup iniziale. Il setup rappresenta il presupposto su cui voi eseguite la salita. Quindi se durante il setup siete tutti a sinistra, perché magari avete la muscolatura della cuffia e dei rotatori che è eccessivamente rigida, voi o istintivamente riuscite a rimettervi in centro e le due scapole vanno a riequilibrarsi, oppure se voi, rimettendovi in centro, una scapola rimane comunque più ruotata, siete più facilmente predisposti a fare gesti asimmetrici. Ma attenzione, se una scapola è più ruotata, è ovvio che una parte già dalla posizione giusta e la depressione verrà più naturale. Dall'altra parte, se voi applicate la stessa intensità della depressione, una scapola rimarrà più alta. Quindi, se voi vedete questo problema, il mio consiglio è: non fate le trazioni, perché probabilmente quella tensione eccessiva che porta maggiormente la scapola in rotazione craniale, quindi verso l'alto, non permette nemmeno uno sblocco simmetrico. Ma se lo sblocco simmetrico è il presupposto su cui si fa il resto, mi capite che se non c'è un problema. Esattamente come se una persona vuole fare la panca piana e appena stacca il bilanciere ha sempre una spalla qua e non c'è verso di fargliela tornare giù. Voi dovete mollare la panca piana, perché se vedete che anche diminuendo l'intensità la spalla rimane sempre lì, allora nemmeno calando l'intensità il problema si risolve. Dovete prima risolverlo a parte, riducendo tutte quelle inibizioni che lottano contro il posizionamento corretto. Quando avrete ridotto queste inibizioni, probabilmente con il bilanciere lì e l'intensità bassa sarete in grado, almeno con l'intensità bassa, di fargli fare il movimento corretto. Quindi, dal mio punto di vista, ogni qualvolta ci sia un posizionamento di setup sbagliato, tale per cui la persona
non è in grado di correggersi, o ci sono delle tensioni ai tessuti molli tale per cui c'è un posizionamento asimmetrico di, per esempio, una delle parti anatomiche che possono riguardare la spalla, come per esempio la scapola, e vi dicendo, in quel caso lì io consiglio di mollare le trazioni, soprattutto se vedete che calando l'intensità, come può essere con una loop band, non risolvete niente, calatele, ok? In quel caso li mollate le trazioni, scusate, e andate a risistemare il problema. Quindi in quel caso l'obiettivo è lavorare sulle tensioni dei muscoli scapolari, se una scapola ruota di più, al fine di avere una simmetria, almeno nel setup iniziale. Quando quello l'avete raggiunto, allora siete nelle condizioni di riprendere in mano le trazioni e di riaggiustare le cose. Consiglio mio, spassionato, ho sistemato una valanga di trazione due braccia, ho sistemato una valanga di hop, permettetemi di dire che qualcosa ci capisco, quindi ragazzi fidatevi se ogni tanto vi do qualche suggerimento. Va bene? Ciao ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video.